Ciao a tutti amici degli Avariati. Ciao ragazzi. Siamo arrivati allo studio per la vittoria per quanto riguarda le scommesse. Pronostici della 31esima giornata per vincere, sbancare tutto. Tutto da parte del maestro. Tutto da parte del maestro. Iscrivetevi al canale, sigla e si parte. Si inizia Parma-Torino, ore 15 di sabato. Allora, il Parma è reduce da 3 sconfitte consecutive. Ha fatto più punti in trasferta che in casa, l'abbiamo sempre. Diciamo sempre. Torino che nelle ultime 6 partite, 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Una media mostruosa. Esatto. Torino che in trasferta 3-11-1. Ha perso solo una volta. E sta lottando lì, in piena lotta d'Europa. Torino Vista molto bene, solida contro la Sampdoria. Parma con gravi problemi di formazione, come hai detto nel tuo video, riguardo il fantacalcio, seguitelo soprattutto perché tu sei comunque il guru del fantacalcio. L'ultima volta ha preso di tutto, ci sono state le partite cose molto carine. Poi se uno vuole rivederlo, riguardatelo. Non diciamo eresie, sono cose tutte dimostrate. Dati oggettivi. Allora, è una partita che la logica mi porterebbe a dire che il Torino va a vincere anche a Parma, ma mi sembrerebbe un po' troppo, secondo me. Io credo che possa essere una partita più bloccata di quello che si può immaginare, anche con l'assenza del Parma, Gervinho, soprattutto per l'assenza del Parma, nel senso che comunque il Parma non credo farà una partita all'arrembaggio, sarà un po' chiusa come partita. Torino che in trasferta 11 pareggi su 15, molto bloccato, è un po' meno aggressiva in trasferta. Le squadre di Mazzarri sono così. È vero. E andrei sull'X, proverei l'X a 3,30, bella quota, e per facciamo sempre questo X pari e il pari a 1,90 per somma gol per un po' tutelarci. Perfetto. Alle 18 abbiamo il big match almeno come nomi, Juventus-Milan. Esatto. Juventus è ormai lanciata per il campionato, potrebbe addirittura, sì, è difficile, però potrebbe addirittura in casa festeggiare il campionato già questa giornata. Occhio però alla partita con la prossima settimana con l'Ajax, con l'Ajax. Coppa Campioni. Sì. E il Milan ha disperato bisogno, adesso si trova al quarto posto, tallonata dall'Atalanta a un punto. Che ruggisce dietro. Esatto, che ruggisce, ma che gioca benissimo, che sta benissimo. Quindi il Milan ha disperato bisogno di fare dei punti, Juve un po' meno, perché comunque il vantaggio sul Napoli potrebbe è abissale. Tutte. Però, come tutti i big match, non credo che come tutte le partite, perché comunque domenica è andata sabato vince a vincere. A Cagliari, che il Cagliari in casa non perde quasi mai. Vero. Quindi Juventus-Milan io andrei sull'1 a 1,75, perché comunque il Milan troppo male ultimamente, veramente le ultime prestazioni del Milan sono allarmanti. La Juve in casa e attenzione, il Milan ha dei giocatori importanti che mancano. Paquetà si era inserito benissimo ed era forse stato uno dei protagonisti di questa, assolutamente, del rilancio che ha avuto il Milan da gennaio in poi, sì, esatto. E Kessi dovrebbe rientrare, un uomo importante, sì. Suso sempre con questo problema della pubalgia, che forse verrà schierato proprio nel ruolo trequartista, di Paquetà, sì, dietro Piontek e Cudrone, probabile. Esatto. Spero per il Milan di no, però vabbè, comunque quello è un altro discorso. E andrei sull'1 a 1,75. Non inventandomi niente, puntando sulla solidità della Juventus. Puntando sul non buon periodo del Milan. Sei in un periodo dove non vinci in casa con l'Udinese, hai perso con la Sampdoria. È difficile pensare che possa andare a vincere in casa anche di una Juve un po' distratta, ma sempre solida. Alla sera, ore 20:30, sempre di sabato, abbiamo il match valevole per l'Europa League in questo momento. Samp-Roma, possiamo dirlo. Samp-Roma, dove si affrontano due squadre che probabilmente stanno attraversando un periodo diametralmente opposto. Cioè la Roma viene da 3 sconfitte, da 3 partite che non vince, 2 sconfitte, esatto, e un pareggio, con squadre
E l'ultima vittoria della Roma è di un mese fa, al 95esimo a Frosinone, quindi molto, insomma, veramente l'avvento di Ranieri non ha cambiato la rotta, perché due sconfitte, il pareggio con la Fiorentina e poi le sconfitte con la SPAL sono abbastanza pesanti come situazione. Le ultime sei partite della Roma: 4 sconfitte, un pareggio e una vittoria. Non bene. Questo è il dato dell'ultimo periodo. Non bene. Quindi la Sampdoria viene dalla sconfitta col Torino, brutta perché era uno scontro tra due squadre che stavano a 48 punti. Sta benino, perché comunque sta bene, come avevamo visto bene con il Sassuolo, ha giocato una gran partita col Milan, strepitosa. Io andrei sull'over a 1,72, over 2,5. Sì, mi piace. E proprio facendo leva sul fatto che comunque giocherà Kasdorp, quindi quella è già un qualcosa che mi porta a questo tipo di pronostico, andrei sull'over 1,5 casa della squadra di casa, che farà la Sampdoria più di un gol, almeno due gol, a 2,25. Okay. E vorrei provare, è una partita secondo me che vedi un 2-2 ma minimo 2-2, e poi può cambiare 3-2 o 2-3 in base a se si sbloccherà poi dopo. Ricordiamo che ci avevi detto che Roma-Fiorentina nei primi 20 minuti uno pari, infatti, e così è stato. Quindi questa è una partita simile, perché comunque sono due squadre che fanno dell'attacco la loro miglior forza, certamente le difese non lo sono, quindi facciamo leva sulla forza degli attacchi, Dzeko da una parte e Quagliarella dall'altra. Perfetto. Fiorentina Frosinone domenica alle 12:30. Fiorentina che non ha più nulla da chiedere a questo campionato, Frosinone che ha avuto una piccola, è stato sfortunato il Frosinone, che hanno vinto veramente tutte tranne il Bologna con l'Atalanta, però Empoli ha vinto, l'Udinese ha vinto, la SPAL ha vinto, sono ora a meno 8. Esatto, quindi comunque stiamo parlando di una squadra che, nonostante la prima vittoria in casa con il Parma, è ancora quasi spacciata, però ha qualche speranza. Però chissà se magari questo tipo di vittoria all'ultimo gli dà quella spinta che in questo momento non vediamo nella Fiorentina, per esempio, no, che si è giocato bene con la Roma, però la Roma, l'abbiamo detto, forse in questo momento è in difficoltà, però ultimamente la Fiorentina non aveva fatto intravedere grosse prestazioni, la classifica lo dice, non ha più nulla da chiedere proprio a questo campionato, proprio a metà classifica, esatto, quindi non ha nessun, le motivazioni possono essere meno. I sociari del Frosinone sono sempre tignosi, sempre giustamente, sì, non mollano mai. Andrei sul gol a 1,95. Bella quota. E sull'over a 1,90. Comunque credo proprio per, allora, la Fiorentina giocherà leggera, il Frosinone dovrà assolutamente provare a vincere. Comunque la Fiorentina è più forte. Quindi esatto. Come, Frosinone Parma è uscito 3-2. Quindi non dico una cosa simile, però vediamo una partita aperta, ecco, non ha senso difendere né da una parte né dall'altra. Sono d'accordo. Le quote poi incoraggiano a provarci. Quasi raddoppio. Esatto. Passiamo a Cagliari-SPAL, domenica ore 15. Cagliari-SPAL è una bella partita per quanto riguarda la salvezza, nel senso che sarà una partita molto tirata. Si affrontano le squadre che hanno 33 punti e 32. Sono attaccate. E il Bologna sta a 27. Quindi Cagliari, che in casa abbiamo sempre detto non ha mai sofferto, anzi ha costruito la salvezza fino adesso in casa. Veramente in casa. E Spalle che viene da 3 vittorie consecutive, quindi faccio una premessa: non credo mai che la sua Spalle vada a fare la quarta vittoria consecutiva. È difficile. Mettiamola proprio così, proprio a livello proprio statistico. Non dico mi rifiuto di pensare, però la Spalla che vinca la quarta vittoria consecutiva non ci credo, e non molto, ci crederò mai. E squalificato Lazzari. E squalificato Lazzari, che a livello di prestazioni è forse il giocatore più in forma della Spalla, anzi sicuramente, oltre che il più importante, perché titolare della nazionale in maniera molto... Sì, ogni tanto ha giocato anche titolare in nazionale. Esatto. Quindi Cagliari che non viene da una bella prestazione con la Juventus, però probabilmente c'era da aspettarsi una sconfitta, ma non in una maniera così poco combattiva.
vediamo un 1x a 1,29, proprio necessario, e se dovesse uscire fuori una partita magari tirata, bloccata, andrei sul pari per tutelarci, sempre con il discorso che facciamo spesso, magari anche un 2-0, esatto, un 2-0 magari un riesce a sbloccare la partita, se non è, dovesse essere un pareggio, diciamo, che possa accontentare entrambe le squadre, magari un contropiede possa, come dire, uscire 2-0 e cose varie. Quindi comunque 1x è pari, perfetto, di questa partita. Udinese-Empoli è la partita sempre delle 15 di domenica, e altro scontrissimo, e altro scontro salvezza, anzi forse ancora di più, perché qua si affrontano due squadre che 29, hanno 29 e 28, quindi hanno un punto e due punti sul terzultimo posto, che poi faccio una premessa per il momento, perché credo che Bologna ha tre punti, quindi è una partita molto delicata. E Empoli che insegue sempre la sua prima vittoria in trasferta, ricordiamolo, e l'Udinese in casa comunque va abbastanza bene, 6-3-6. Sì, comunque. E è una partita che io non riesco a vederla diversa da una partita proprio bloccata, 0-0 o 1-1, e questo secondo me sono il range dei risultati esatti, 0-0 e 1-1, quindi andrei secco sull'X a 3-10, proprio senza esitazioni. È un pareggio che forse accontenta tutte e due, in ottica di campionato non finisce domenica. Certo. Campionato non finisce domenica, e probabilmente si ritroverà l'Empoli con la vittoria del Bologna al terzultimo posto, ma come, però lì vicino muove la classifica, e secondo me, visto che anche c'è da dire che l'Udinese con l'avvento di Tudor è migliorata molto, sta molto bene, quindi andrei sull'X a 3-10. Perfetto. Domenica, sempre domenica alle 18, abbiamo una gran partita, da un punto di che valevole per la Champions League, Inter-Atalanta. L'Inter si è compattata, il caso Icardi sembra rientrato, e hanno trovato il gioco. Atalanta che prestazione super ieri col Bologna, e ha solo un punto dal quarto, sì, posto. Ci crede tanto, è una squadra che se potrà andare in Champions League ci va senza problemi, nel senso non ha pensieri strani, ambiziosa. Esatto, è una società ambiziosa, e non vedo come possa non segnare questo attacco dell'Atalanta, anche se sarà orfano di Zapata, sì, squalificato, assenza importante, però questo Ilicic, questo Gomez, le fasce non hanno proprio, ci ricordiamo l'andata fu un massacro, sì, sì. Atalanta-Inter 4 gol, no? Esatto, fecero 4 gol e fu un massacro, fu veramente annichilita l'Inter in quella circostanza, e vediamo gol che segneranno entrambi di, sì, base, questa è proprio quasi una fissa di questa giornata, perché l'Inter 4 gol al Genoa li ha fatti con una certa facilità, certo facilitato dal Genoa che è rimasto in 10, però un periodo un po' così, andiamo sul gol a 1,66 senza dubbio, e abbastanza e andiamo avanti. Lazio-Sassuolo alle 18, sempre di domenica, Lazio-Sassuolo, e Sassuolo tornata alla vittoria dopo un periodo un po' di appannamento, sì, ora a 35 si è un po' a più 8 dal Bologna, e ricordiamo negli ultimi 5 scontri diretti tra Lazio e Sassuolo, 4 vittorie della Lazio e un solo pari, quindi la Lazio col Sassuolo si trova abbastanza bene a livello proprio statistico. Sempre a livello statistico, per giustificare quello che andiamo a pronosticare, in queste 5 volte e 4 volte è uscito il gol, cioè che hanno segnato entrambe, e solo una volta è uscito non gol, quindi a maggior ragione, e visto il momento delle due formazioni, la Lazio segnerà sicuro, proprio matematico, sì, la vedo proprio facile. Anche ieri il Chievo ha avuto le sue possibilità, rigore sbagliato, gol tolti dalla VAR, sì, sì. Quindi comunque anche il Chievo da retrocesso praticamente ha trovato. Mi sembra difficile, anche perché Immobile non segna da tanto, Milinkovic e Savic stanno in un gran periodo,
La Lazio in casa che comunque viene da una sconfitta che non ci voleva per le loro ambizioni, perché comunque loro vogliono inserirsi sempre nella lotta per il quarto posto. Mi sembra difficile che la Lazio non segni. Il Sassuolo comunque ha davanti delle soluzioni sempre interessanti, quindi anche qua la statistica sta dalla nostra. Andiamo sul gol che segneranno entrambe a 1,90. Bella, bella alta. Sì. E ore 20 e 30 abbiamo Napoli-Genoa. Diciamolo, il Napoli non ha più nulla da chiedere a questo campionato, ma viene da una brutta prova con l'Empoli. Brutta prova che ha diciamo fatto scattare un campanellino d'allarme. Insomma, il campionato non è finito, quindi è anche giusto. Hanno 12 punti, però mancano 8 partite. Ancelotti è sembrato un po' stizzito da quella prestazione di Empoli. Credo che ci possa essere una risposta. Pronto riscatto. Una risposta con un Genova che però non sta in un bel periodo, non sta in una condizione di tranquillità, perché comunque ha 33 punti da 33 punti, ha soli 6 punti sul Bologna. È un calendario non facile già anche dalla prossima domenica, che comunque avrà il derby. Ha delle assenze in difesa importanti, Romero e Zugano. Esatto, quindi andiamo senza dubbio, per evitare di provare l'1 a 1,25 che non è una quota allettante, proviamo su una goleata del Napoli, quindi over squadra di casa che farà over 2,5, che farà almeno 3 gol a 2,25. Quindi in casa il Napoli ne ha fatte tante di goleate, 4 a 2 all'Udinese, con questo Genoa ci sono tutti i presupposti per farle, quindi ne ha fatti 4 all'Olimpico a Roma, quindi recentemente, quindi comunque è una squadra che gioca tranquilla, ha tanti giocatori che vogliono mettersi in mostra, soprattutto in attacco. Non vediamo come non possa fare almeno 3 gol al Genoa. Quindi non l'1 a 1,25, quota troppo bassa, forse sicuramente no, giusta però, ma l'over 2,5 in casa del Napoli lo proviamo senza esitazione. Arriviamo a lunedì, posticipo che tutti aspettano. Partita difficile da pronosticare. Esatto, Bologna-Chievo. Bologna-Chievo c'è veramente poco da dire. Bologna che ha bisogno dei punti salvezza in questo momento, per vittorie che forse non si aspettava nessuno, cioè soprattutto dell'Empoli a Napoli, sì, in casa con il Napoli e la spalla con la Lazio, Si ritrova di nuovo terz'ultimo e ha bisogno di punti. Chievo che si ritrova ultimo, 7 gol subiti in 2 partite, meno 17, quindi insomma si commenta e dopo la prestazione che aveva fatto con l'Atalanta a Bergamo ci aspettavamo una, evidentemente però è una montagna troppo grande e alta da scalare, è stato un fuoco di paglia. Esatto, quindi andiamo sull'1 a 1,53, altra base singola proprio data, pensavo più bassa onestamente, sì, buona. Ma secondo me Tende a calare. Prima di lunedì tenderà a calare. 1,30 probabilmente sì. Adesso la troviamo a 1,53, presa subito, perché comunque va assolutamente presa. E un tentativo va assolutamente provato sull'handicap 1 del Bologna, che vinca quindi con più di un gol di scarto. E ci andiamo anche abbastanza convinti, perché poi la quota 2,60 è una quota allettante. Perché con un 2-0 staremo bene. È una partita che vediamo su per giù sulla linea di Sassuolo-Chievo, ma anche di Sassuolo-Cagliari. Sì, sì. Entrambe finite 0-3-0-4, entrambe finite con la vittoria con l'handicap delle squadre favorite in quel caso. Chievo ha mollato, lo possiamo dire. Esatto, ha mollato e quindi chiudiamo con questa vittoria, secondo noi netta, del Bologna. I pronostici Chievo per quanto riguarda la 31esima giornata di Serie A. Ricordiamo che c'è anche il tuo video dove ti occupi del fantacalcio, come protagonista tu del fantacalcio, di tutti i consigli che dai e possono collegarsi con la schermata, proprio da questa schermata che vi apparirà a breve, e vi lasciamo con le schedine
ormai solide, solide due schedine, dove una proveremo a fare un raddoppio e l'altra proveremo a vincere di più. Vincere di più che l'altra settimana, la scorsa settimana è saltata solo per quel rigore di spalle di un pizzico, una quota a 33. Era un'ottima quota. Era un'ottima quota. E ci proviamo questa ricordiamo settimana. Sempre due unità sulla prima schedina e una unità il 75% del budget e il restante 25% dell'altro budget che uno ha a disposizione sull'altra schedina. Niente, ci salutiamo, iscrivetevi al canale, seguiteci su Instagram, su Facebook, dappertutto, commentate il video, iscriveteci, qualsiasi cosa, siamo qui. Ci vediamo la prossima settimana per il solito appuntamento con lo studio per la vittoria. Buona fortuna a tutti. Ciao.